C'è poi una parte invisibile per le persone che si vaccinano, ma è la parte più importante. Nei laboratori abbiamo delle aree dedicate e protette in cui il vaccino viene conservato in appositi freezer a meno 80, viene scongelato in frigoriferi a 2-8 gradi e poi in un ambiente sterile, con quella che noi chiamiamo K flusso laminare, la nostra farmacista prepara la diluizione del vaccino e prepara le siringhe monodose che vengono tutte tracciate e registrate in maniera informatizzata e vengono poi portate nell'ambulatorio dove vengono utilizzate. In questo modo noi abbiamo la certezza assoluta di sapere qual è la dose che è stata data a quella persona in modo da poter tracciare ogni eventuale evento avverso o comunque qualsiasi valutazione a posteriori di quello che è successo al vaccino. E infine in tempo reale sul portale web della regione vengono registrate le persone vaccinate e sono poi quelle che contribuiscono al numero globale che voi vedete quando il Ministero dà i numeri dei vaccinati. Il vaccino arriva come un concentrato che una volta scongelato ha una quantità di materiale che può essere ricostituito in maniera appropriata, secondo le norme del produttore, fino a 6 dosi. All'inizio era 5 perché consideri che c'è nel flaconcino il rischio che qualcosa rimanga tra il tappo, la zona di vetro nel contenitore. I nostri farmacisti, soprattutto in Campania, sono stati bravissimi perché fondamentalmente per il 99% dei flaconcini sono in grado di ottenere 6 fiale. Sei dosi, il che è molto importante perché permette ovviamente di vaccinare più persone.